Buonasera, talenti, questa sera ci porta a Sant'Arcangelo, siamo a casa, più esattamente siamo nello studio di progettazione, di programmazione, di esecuzione. Di sfratto, perché mi hanno mandato qui perché in casa non mi volevano più. Di Matteo Pignataro. Ecco, grazie innanzitutto perché hai accettato il nostro invito. Prego. Ti chiediamo gentilmente una veloce presentazione. Allora, mi chiamo Matteo, 39 anni, sono sposato da 12 anni, ho una figlia di 10 anni, faccio il DJ, lavoro in un centro diurno della fraternità. Matteo, non siamo sempre padroni del nostro destino e l'amore e la speranza possono avere un ruolo importante. Proprio da qui voglio partire con la tua storia. La tua vita a un certo punto viene sconvolta. Quando hai sentito la diagnosi di leucemia, ecco, cosa hai pensato e soprattutto cosa hai provato? Allora, non ti so dire cosa ho provato, però la prima cosa che ho pensato quando ho deciso di rimanere a Rimini per farmi curare a Rimini, subito in giro di 2 secondi l'ho deciso, e poi mi sono alzato, ho preso il telefono, ho chiamato Disco Più e ho fatto un ordine da portare. Ho immaginato che dovevo stare lì molto e ho fatto un ordine di cose che dopo mio fratello è andato a prendere. Avevo ordinato circa 2.500-3.000 euro di roba e me li ha portati in ospedale. Ecco, la famiglia, gli amici, che ruolo hanno avuto in questo? La famiglia e gli amici sono stati, vogliamo pensare a una colonna oppure una scala, una colonna dove mi sono aggrappato e pian piano sono risalito per arrivare di nuovo alla mia vita normale che non ho più avuto, però diciamo sono stati una colonna importante durante il percorso. Ecco, mentre avevi appena accennato, mentre eri ricoverato, hai cercato di portare avanti le tue passioni, in modo particolare appunto quello della musica, perché sì. Tu fai il DJ, anche il DJ. Sì. Ecco, ce lo racconti un pochino, come hai trasformato la tua stanza in la mia uno stanza studio? In miniatura l'ho fatta come l'ospedale. Vedete, sì, computer, scheda audio, le casse non potevo mettere, giustamente, campionatori, schede audio, tastiera, sequencer, perché io dovevo distrarmi, quindi io passavo tutta la maggior parte della mia giornata con gli occhi sul monitor, sui campionatori e le cuffie nelle orecchie, non badavo neanche cosa mi facevano, perché tanto comunque avevi dei tubi legati, avevi delle flebo, dopo loro smanettavano, io dovevo distrarmi e quella lì mi ha fatto staccare da tutto e non pensarci. Se ti dico ADMO, che è Associazione Donatori Midollo e Osseo, tu cosa mi dici? Allora, l'ADMO cerca in Italia tutti i possibili donatori di midollo osseo, che praticamente basta iscriversi come si fa con l'AVIS, semplicemente quando ti iscrivi nel database che è mondiale, non è come AVIS che devi andare una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 2 mesi, puoi anche essere mai chiamato, capito? Però sei in questo database che se uno ha bisogno vieni contattato per poter salvare la vita a qualcuno. Io ho avuto bisogno di 2 donatori perché la mia vita è stata sconvolta 2 volte, nel 2016, che dopo mi ha cambiato, cioè io non faccio più quelle cose che facevo prima, io avevo messo da parte la musica, no? Per la famiglia, il lavoro, e nel 2020, prima del Covid, a me mi hanno chiuso in una camera isolata da solo perché ho avuto una nuova leucemia nel 2020 e quindi ho dovuto rifare tutto 2 volte. E la seconda volta è stata più pesante della prima perché sapevo cosa mi aspettava, però mi ero già preparato tutto, quindi io sapevo che andando a fare un trapianto di midollo la prima volta ho preso 17 kg, quindi io prima di entrare per il secondo trapianto ho preso 12 kg. Così ho detto, adesso ci penso io, infatti sono uscito più in forza nel secondo trapianto. La vita a volte ci pone davanti a delle sfide che per coraggio, peraltro, insomma, dobbiamo comunque affrontare. E ora sei guarito. Speriamo. Direi di sì. Sì, dai, spero. Ecco, cosa ti ha lasciato questa esperienza e come ne sei uscito? Allora, come ne sono uscito? Con incoscienza, perché se hai coscienza di quello che devi fare è pesante. Quindi io ho vissuto tutto con incoscienza e con incoscienza ci sono uscito tutte e 2 le volte, però il supporto importante me l'hanno dato, come dicevo prima, gli amici e la famiglia. Questa esperienza io la traduco così:
è una cosa pesante per la famiglia e per e chi passa, chi fa, io lo chiamo giro di giostra, chi fa questo giro di giostra. Però a me alla fine io dico che tutto quello che avevo messo da parte per la famiglia, per il lavoro, come la famiglia mi aveva insegnato, i miei genitori, tutta quella roba che avevo messo da parte mi è venuto a riprendere. Perché io praticamente adesso campo, vivo e sorrido facendo il lavoro che erano le mie passioni, sono diventate il mio lavoro e che io avevo messo da parte per l'azienda di famiglia, per la famiglia e... Adesso vivo col sorriso e mi posso permettere di fare solamente le cose che mi fanno stare bene. Anche se una cosa a livello economico è un bel introito, se non è una cosa che non mi fa star bene o almeno sorridere, non la faccio. Un tuo talento è sicuramente quindi all'interno della musica, però se dovessi individuarne uno in modo particolare nella tua vita, quale sarebbe? Oh, non so, il talento... Spero di avere il talento di far star bene la gente, farla divertire, farla distrarre anche quell'ora, due ore che metto i dischi, di farla distrarre, sorridere e lasciare tutti i pensieri a casa. Che cos'è per te la felicità? La felicità è avere sempre il sorriso stampato nella faccia in modo che quando gli altri ti guardano non riescono a capire perché te sei sempre così. Io adesso è raro che ho dei momenti dove sono triste, posso dire che in questi ultimi anni non sono, magari sono stato triste quando mi hanno ridetto la notizia, un po' pensieroso, però io vivo sempre la giornata come capita e col sorriso stampato in faccia. Ecco, adesso tu stai facendo anche un'operazione di sensibilizzazione nelle scuole. Sì, allora... Adesso ho poco tempo perché lavoro molto, però ho organizzato degli eventi per Adumo qui in zona per accogliere soprattutto dei donatori. Adesso mi rendo disponibile per Adumo, vado due o tre volte all'anno quando mi chiamano nelle scuole superiori qui o a San Marino, Sant'Arcangelo, a Rimini non riesco spesso, dove loro spiegano che cos'è l'associazione e io gli porto la mia esperienza per fargli capire che se io non avevo un donatore, due, non ero qui adesso. Non ero con la mia famiglia, perché io paragono quando ti dicono quella cosa, per spiegarlo ai ragazzi gli dico fate conto che un estraneo arriva a casa tua e vi porta via la persona più cara che avete, perché alla fine il riassunto è questo qui. Allora, siamo nel tuo studio. Sì. Ecco, ci piacerebbe sentire un pezzettino. Adesso magari ce lo fai sentire. Comunque intanto ti ringraziamo per la tua bella testimonianza, ringraziamo i nostri tecnici Matteo, Stefano, Paolo e Alessandro che in questo momento sono fuori. E Talenti termina qui per questa sera, noi ci rivediamo al prossimo Talento.